Bentrovati ad un nuovo appuntamento con lo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi. Io sono Gerardo Paterna e oggi facciamo un viaggio nel mondo del lusso declinato al franchising immobiliare. Lo facciamo con un attore primario del mercato immobiliare italiano. Sono infatti con Roberto Gigio, presidente di Coldwell Banker Italy. Grazie Roberto per essere con noi. Grazie a te Gerardo per questo invito. È sempre un piacere averti qui allo Sgabello. Allora, gestire il franchising immobiliare nel lusso, che tipo di abilità richiede? Allora, gestire il franchising immobiliare del lusso sembra una cosa facile, ma non è facile assolutamente. Richiede abilità nella scelta delle persone giuste. Bisogna avere un'azienda con una storia alle spalle di successo che ha fatto del lusso un suo caposaldo negli anni, costruendo relazioni in quell'ambito, perché se un'azienda ha costruito tante compravendite, quindi ha avuto a che fare con tanti clienti nel settore del lusso, si è creata una piattaforma di agenti con delle relazioni importanti che a sua volta riescono ad alimentare con il passaparola questo mondo, no? E questi clienti che hanno questo tipo di immobile. Cerco di spiegarmi meglio. La forza della nostra azienda è che abbiamo i migliori agenti del lusso e i migliori agenti a sua volta sono a contatto con i migliori clienti. Quindi il migliore cliente arriva con il passaparola, per una storia di credibilità, autorevolezza costruita negli anni. Ecco perché oggi non è semplice fare il lusso come molti si aspettano andando su un portale. Dici ok, portale X di lusso e vendo gli immobili. Non è facile come sembra, perché tu fai l'annuncio sul portale, ma a sua volta se non hai una credibilità come brand, come azienda, non ti arrivano nemmeno i lead. Certo. Perché il cliente guarda, e noi abbiamo visto che lo stesso annuncio, se lo pubblichiamo come Coldwell Banker Global Luxury, ha un certo numero di lead che arrivano, di contatti. Sì. Se vai con un brand che non ha la stessa autorevolezza, è difficile che ti arrivino gli stessi contatti. E poi, fortunatamente, nel mondo del lusso ancora di più, si lavora per relazioni. Noi vendiamo molti immobili grazie ai nostri colleghi, grazie alle loro relazioni, a cui noi mandiamo ogni volta che prendiamo questa tipologia di immobili, mandiamo veramente il prodotto ai nostri colleghi, che a loro volta lo presentano in anteprima ai loro clienti migliori. Quindi spesso non c'è nemmeno bisogno di mandarlo su certi portali. Questa è la forza del nostro brand. Molto. Sì, cioè, sì. Noi abbiamo proprio una politica, ogni 15 giorni mandiamo i nostri migliori immobili ai nostri agenti Global Luxury, che rappresentano all'incirca il 5-6% di tutto il nostro network. Okay. Quindi su 100.000 agenti, un 5-6% sono specializzati in questo settore. E a loro volta i nostri migliori agenti presentano queste proprietà ai loro clienti più importanti. Rimangono meglio off market per due settimane. Sì. Ecco. Abbiamo notato che funziona molto questo, perché il cliente ricco, possiamo dirlo, sì, difficilmente va sul portale, lavora molto per relazioni, certo, lavora molto perché è il suo agente di fiducia a cui si rivolge e gli chiede: guarda, sto cercando la villa sul lago di Como, sto cercando la villa a Capri. Ok, il suo agente di fiducia chiama i colleghi normalmente, certo, e questa è la nostra grande forza, avere un network di oltre 100 anni di storia, a cui, no, poi chiede, ok, mi serve questo immobile, noi lo diamo direttamente. Ok, chiarissimo. Quindi richiede molte abilità anche personali. Bisogna essere un'azienda strutturata per fare questo, ci vuole molto tempo e molti anni. Sì. Quindi insomma, credibilità, storicità, sì, metodo, abilità relazionali, sì, e poi chiaramente competenze altre. Diamo per scontato. Ma di saper fare questo mestiere. Sì, esatto, sempre. Esatto. Allora, parlando quindi di sviluppo di rete, di apertura dei punti vendita, qual è la politica di sviluppo adottata da Coldwell Banker in Italia? Allora, la politica di sviluppo di Coldwell Banker in Italia, Gerardo, è una politica
basata su una crescita controllata. Per noi è fondamentale la qualità delle persone che inseriamo nel nostro network per mantenere sempre alti standard che Coldwell Banker ha costruito negli anni, e quindi cerchiamo di identificare le migliori persone che secondo noi condividono i nostri valori, il nostro approccio al lavoro. Allora, se ci sono questi presupposti, poi costruiamo insieme a questa persona anche un progetto per farlo diventare il leader nel mercato dove opera. Se non vediamo questi requisiti, se non pensiamo che sia la persona giusta, siamo bene da soli, come dico io, andiamo avanti passo passo e raggiungeremo i nostri obiettivi con calma. Quindi possiamo dire che le persone vi devono anche un po' piacere. Sì, è fondamentale, ecco. Perché in un rapporto di collaborazione ci deve essere una stima reciproca, no? Tra noi, certo, e il nostro partner o affiliato. Questo soprattutto perché noi come azienda non facciamo solo franchising, noi siamo un'azienda che ha delle agenzie di proprietà, quindi per noi il business fondamentale resta sempre la compravendita, certo, e il rapporto con i nostri clienti. Noi dobbiamo essere tranquilli che se mettiamo il nostro cliente in mano a un collega, dobbiamo sapere che sarà trattato nel migliore dei modi e con i nostri valori. Certo. Quindi non si può fare, specialmente poi nel lusso, una crescita basata solo sui numeri. No, molto più importante la qualità. No, sono d'accordo. Peraltro credo che il fatto di avere anche agenzie dirette sia un sinonimo anche di stabilità, di solidità dell'azienda, e significa che il modello adottato funziona. Perché se funziona direttamente, certo, con rischio improprio, funzionano anche le agenzie affiliate, perché spesso la difficoltà anche di affidarsi a sistemi di franchising o di servizio è quello di dire: sì, tu mi vieni un servizio, ma quando l'hai testato, sei sul mercato, cioè hai la sensibilità per comprendere cosa passo io tutti i giorni per acquisire, certo, vendere, negoziare. Quindi questo credo sia un aspetto molto molto positivo. È un aspetto fondamentale, perché Coldwell Banker negli Stati Uniti comunque è un network di 700 uffici gestiti e controllati direttamente. Anche in Italia stiamo andando avanti con la stessa politica. Abbiamo dei nostri uffici di proprietà a cui poi affianchiamo degli uffici con dei partner. Certo. E come hai detto tu, Gerardo, questo dà molta sicurezza anche ai partner che vengono da noi, perché vedono con mano, vedendo i nostri uffici, che quello che noi raccontiamo non l'abbiamo letto su un libro, ma lo facciamo tutti i giorni. Certo. Oggi va di moda, no, che tutti vanno su Facebook, su internet, trovi formatori che forse hanno letto una volta sul libro come si fa l'agente immobiliare e lo vanno a spiegare agli altri. Certo. Incredibile, certo, questa cosa, io non me la spiego, ma oggi tutti i fenomeni. C'è un mercato per tutti. C'è un mercato, sì, per tutti. Non hanno mai venduto una casa di lusso, nemmeno una casa normale. Certo. Ecco, noi siamo tra le poche aziende, non siamo gli unici, che riescono a raccontare cose che facciamo tutti i giorni, perché le testiamo, vediamo, e questo ci permette anche di capire come va il mercato e certe volte, no, indirizzare i nostri affiliati come fare al meglio le cose, perché già l'abbiamo fatto noi, abbiamo detto prima. Sì, sì, sì. E vedo che è molto apprezzato anche dagli imprenditori che si sono rivolti a noi, sì, ci scelgono anche per questo motivo. Lo immagino. Quali sono le tendenze, se ne hai, tendenze fresche legate al lusso nell'immobiliare? Allora, anche qui le tendenze... I ricchi ci sono sempre. I ricchi ci sono sempre e sono anche di più. Ok, stanno crescendo i ricchi. Stanno crescendo i ricchi, che fortunatamente vedono nell'immobiliare un bene anche come investimento, un bene rifugio, perché poi le cose belle mantengono sempre un loro valore nel tempo. Le tendenze sono oggi un'attenzione non più come era una volta, la casa di lusso perché ha la maniglia d'oro, faccio l'esempio. Sì, 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 oggi il cliente che acquista il lusso cerca immobili con delle caratteristiche di vivibilità, no? Con i giusti spazi. Ne abbiamo già parlato molte volte. Dopo il Covid c'è stato un, sì, po' un cambio delle esigenze dei clienti. Una casa deve avere anche dei servizi ben raggiungibili, essere, sì, collegata bene,
non è più, diciamo, la villa bellissima, bellissima. Nulla. No. Certo, no, chiaro. Rifinita sì. Benissimo, sì, ma non ci va nessuno tanto, nessuno, certo. Perché oggi un cliente di lusso non c'è, aspetta. Lo shopping, non c'è un eliporto, non ci sono servizi, collettività, certo. E poi una casa di lusso comunque deve avere un'unicità, a prescindere, questo è fondamentale. Stiamo sempre più vedendo che noi dobbiamo essere capaci di vendere un'unicità di quel prodotto, perché il cliente ricco, diciamo, vuole qualcosa che possa raccontare questa è unica e ce l'ho solo io. Quindi cura in certe rifiniture, avere la possibilità di personalizzazioni, no? In questo immobile che vanno dall'arredamento piuttosto che ai materiali che sono stati usati. Chiaro, chiarissimo. Sì. E tornando invece al discorso rete, crescita della rete, affiliazione e affiliati, qual è il profilo identikit dell'agente immobiliare perfetto per Coldwell Banker? Per Coldwell Banker. L'identikit è sicuramente avere una persona con grandi doti comunicative. Diamo per scontato quelle che sono le caratteristiche etiche, come, che sono fondamentali, quindi essere una persona veramente per bene, onesta e con dei valori ben saldi, che sono imprescindibili. Poi è normale che bisogna avere anche una buona capacità di negoziazione, essere una persona curiosa, una persona che abbia una conoscenza e una cultura di base molto ampia, sì. È qui che è importante essere curiosi, perché poi uno deve sempre aggiornarsi, sì, sì, per poter stare al tavolo con delle persone ed essere in grado, no, di sostenere una conversazione, vivere, se parliamo di lusso, il mondo del lusso, sì. Quindi frequentare quel tipo di ambiente, conoscere quel tipo di persone, in modo che riesci poi a parlare la loro stessa capire lingua, le dinamiche, capire, esatto, le loro stesse dinamiche. Il vecchio detto, dimmi con chi vai, ti dirò chi sei, certo. Funziona. Perché se io voglio fare il lusso e poi non frequento il lusso, non lo faccio mio, è anche difficile poi farsi scegliere da quel tipo di cliente come il suo interlocutore, il suo agente di fiducia a cui lui può affidare, no, la sua ricerca. Chiaro. Cioè, se voglio diventare ricco, devo frequentare i ricchi. Frequentare non ricchi. Non qualcuno che mi insegna attraverso un corso come diventare ricco. Ecco. Torniamo al discorso di prima, è un lavoro. Certo. L'abbiamo già ridetto, non basta avere un biglietto da visita con scritto Global Luxury, troppo facile, sì, sì, sì. È un impegno. Quindi servono delle persone con delle innate attitudini a questo. E lingua straniera? Ormai è obbligatorio. La lingua straniera, sì. Conoscere, ecco la curiosità, no? Conoscere il mercato del lusso non solo locale, sì. Ma come si muove a livello internazionale. Certo. Quindi in un network come il nostro hai la possibilità di confrontarti, viaggiare molto aiuta, perché quando parli con queste persone, no, devi sapere far capire che conosci certe quel destinazioni e come si vive in quel posto. È un bel lavoro, molto affascinante, immagino. E per le persone giuste possono veramente togliersi tante soddisfazioni, ma non economiche, proprio soddisfazioni personali, perché riesci a conoscere persone dove ogni giorno da queste persone riesce a imparare qualcosa, no? Si cresce, si sempre cresce un piacere, sì, molto. Parlando di destinazioni, prossime destinazioni, ovvero aperture e punti vendita Coldwell in Italia, come siamo allora messi? A breve abbiamo una nuova apertura, stiamo solo aspettando che finiscano i lavori a Bologna, una fantastico, bellissima agenzia. Okay. Inaugurazione mi inviti? Sicura. Bologna, guarda, probabilmente fine aprile. Okay. Poi abbiamo da poco identificato già un locale a Monza, dove sarà una prossima apertura breve, con poi lo sviluppo sul lago di Como. Quindi abbiamo già anche previsto l'apertura sul lago di Como entro il 2024, con un imprenditore molto... molto ben inserito in quel tipo di territorio e con le giuste competenze per sapere affrontare quel mercato, perché Como rappresenta un gioiello per il mercato internazionale. Abbiamo aperto da poco a Napoli e anche lì stiamo
prevedendo uno sviluppo in costiera. Certo, stiamo muovendo, sì. Queste sono le località un po' più ricercate. Poi continuiamo con il nostro sviluppo con una nuova apertura a Taranto in Puglia, sì. Due uffici su Roma. No, stiamo andando avanti. Bene, sì, sì. Bene, ottimo. Roberto, grazie per la tua, sì, per la tua partecipazione, per le notizie che ci hai portato, sempre molto utili. Sai che ti richiamerò lo sgabello presto, bene, perché vogliamo assolutamente capire come evolve questo mercato che è così affascinante, ma così esigente, ecco, sì, nei confronti degli agenti immobiliari che vogliono lavorare in questo settore. Prima di chiudere, ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio per l'immobiliare e vuoi presentarlo da questo sgabello, puoi farlo scrivendo allo sgabello @geraldopaterna.com. Ci vediamo in occasione del prossimo video.